Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dico. Ma io tornerei indietro anche alla Russia. L'uscita su Putin, che l'uscita su Putin è quella che conta di più nel mondo, all'estero. Insomma, ricordiamoci che la Meloni era riuscita a fare un lavoro abbastanza esemplare di legittimazione nei confronti degli alleati europei, ma soprattutto americani. Cioè, durante tutta la campagna elettorale la Meloni aveva fatto capire di essere schierata con la NATO, sull'Ucraina, sugli aiuti a Kiev, sulle sanzioni, aveva rassicurato gli americani. In fondo si poteva cominciare a immaginare un rapporto tra Roma e Washington simile al rapporto che c'è tra Varsavia e Washington, cioè in Polonia c'è un governo molto conservatore di ultradestra che per esempio sull'aborto, su temi come Dio, patria e famiglia è abbastanza simile o assimilabile alla linea di Fratelli d'Italia, che però va d'accordo con gli americani perché sulle questioni fondamentali di politica estera la Casa Bianca considera che il governo polacco ha capito molto bene la minaccia russa, ne ha tratto tutte le conseguenze, aiuta Kiev e così via. Quindi, nonostante che alla Casa Bianca ci sia un democratico, un uomo di sinistra, Biden, però con la Polonia ha trovato un modus vivendi che agli americani sta benissimo. E la Meloni stava cominciando a creare l'illusione negli americani di poter avere quel tipo di ruolo lì. Berlusconi glielo sta distruggendo, cioè Berlusconi con l'uscita su Putin sta risollevando tutti quei dubbi che c'erano nelle cancellerie occidentali nei confronti di questo governo, sulla tenuta dell'Italia dentro una... Quindi tu dici non viene derubricato a battuta nelle cancellerie... Beh, insomma... Guarda, allora, per adesso, intendiamoci, per adesso queste vicende hanno pochissima visibilità internazionale perché il mondo ha ben altro di cui occuparsi che non i preparativi di formazione del governo italiano, però prima o poi qualcuno si accorgerà, anche perché, per esempio, nella memoria dei giornalisti americani che si occupano di queste cose, Berlusconi, l'ultima volta che se ne sono occupati, era ancora un signore che era il padrone della destra italiana sostanzialmente, o del centrodestra, no? Sia come leader di partito, sia come proprietario di tre emittenti televisive, insomma, quindi hanno ancora un'immagine importante di Berlusconi, quindi tra un po' cominceranno a occuparsene per raccontare tutti i siluri che lui manda contro... No, anche perché io voglio continuare a sottolineare una cosa, perché stiamo parlando di Berlusconi come se contasse poco, non si fa il governo se non c'è l'ok di Berlusconi, questa maggioranza si basa... Poi aggiungo un'altra cosa, passando a tutt'altro dossier, quindi esco dal tema atlantico, NATO, guerra in Ucraina, rapporti con la Russia, ma il vero allarme che sta cominciando a superare la questione energetica, perché la questione energetica un po' si sgonfia, guardiamo dove sta andando il prezzo del gas. Speriamo però, Federico, perché 100%. In Italia la gente c'ha il sangue agli occhi, Sì, però bisogna anche dire agli italiani che il prezzo sta scendendo, che quindi prima o poi si vedrà anche sulle bollette. La prossima emergenza è il costo del denaro, cioè un'inflazione che non scende. Certo. Il dato da cui siete partiti con col vostro notiziario, un'inflazione al 10% significa che le banche centrali dovranno infliggere a lungo la terapia severa e amara dei tassi di interesse in rialzo, e questa è la nuova grande emergenza a cui l'economia italiana si deve preparare. Il denaro i mutui per le famiglie e il denaro per le aziende. Ora, torno quindi, concludo su questo, che se Berlusconi ha già cominciato a creare dei problemi così seri alla Meloni sulla politica estera, c'è da aspettarsi che anche sulla politica economica, quando si comincerà a discutere di politica di bilancio, di tasse... Esatto, il punto è questo, perché il governo si farà, ma che succederà dopo? Indisciplinato. La grande...